Ciao turisti, sapete che a Napoli si trova il museo archeologico più importante al mondo per quanto riguarda l'arte romana? È il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il museo nasce sotto il regno di Ferdinando I delle Due Sicilie, il quale decise di unire all'interno del Palazzo degli Studi il Museo Ercolanese dalla Reggia di Portici e il Museo Farnesiano dalla Reggia di Capodimonte. Il 22 febbraio 1816 aprì il Real Museo Borbonico ed in onore al re Ferdinando, Antonio Canova realizzò una sua scultura, oggi posizionata sullo scalone monumentale del museo. Con l'Unità d'Italia il museo diventa nazionale. Il museo oggi ha diverse collezioni, prima private e poi acquistate o donate alla città, come per esempio le collezioni Borgia. Ma oggi le principali collezioni sono tre: la collezione egizia, la collezione pompeiana e la collezione farnese. Ed oggi voglio soffermarmi proprio su quest'ultima. La collezione farnese risale al periodo rinascimentale e comprende diverse opere d'arte, tra pitture, sculture, cammei e tanto altro ancora. La raccolta inizia a Roma grazie ad Alessandro Farnese e nel 1731, dopo la sua morte, l'eredità andò prima a sua nipote Elisabetta e poi al figlio di Elisabetta, Carlo di Borbone, il quale, dopo aver conquistato il Regno delle Due Sicilie, trasferì la collezione a Napoli. Oggi la collezione Farnese è esposta al Museo Archeologico, a quello di Capodimonte e al Palazzo Reale di Napoli. All'interno del Museo Archeologico Nazionale di Napoli si trovano tante opere della collezione Farnese. Tra queste opere trovi quelle rinvenute all'interno delle Terme di Caracalla a Roma. Le sculture romane sono in realtà delle copie realizzate in marmo di quelle greche che erano in bronzo. Tra le opere rinvenute nelle terme che oggi puoi ammirare nel museo, trovi Neottolemo e Assianatte, rappresentanti un guerriero che porta sulle spalle un giovane ferito al petto, il maestoso Ercole al riposo, rappresentato come un uomo maturo che riposa dopo le famose fatiche di Ercole, e la divinità Flora, protettrice della vegetazione e della frutta. Ma tra le opere più imponenti trovi il Toro Farnese, definito la montagna di marmo. È un unico blocco di marmo sul quale è stato rappresentato il supplizio di Dirce, legata al toro inferocito da Anfione e Zeto, che stanno punendo la donna per le cattiverie inflitte alla loro madre, Antiope. Osservano la scena un pastore e il suo cane. Voglio dirti una piccola curiosità. Tutte, o quasi tutte, le sculture della collezione sono state rinvenute con alcuni pezzi mancanti, sostituiti poi da blocchi di gesso. I pezzi, però, li puoi individuare stesso tu, li riconosci perché sono più chiari rispetto al resto del corpo, li puoi anche identificare perché puoi vedere bene i bordi dei pezzi incollati tra di loro. E tu? Ci sei stato al museo? Se vuoi puoi scriverlo nei commenti e condividere i tuoi ricordi. Inoltre, se vuoi scoprire altro sul mondo e su Napoli e vuoi vedere i video integrali, seguimi sulle varie pagine social. Mi trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Sappi inoltre che il prossimo video sarà dedicato ai luoghi del sommo poeta italiano Dante Alighieri, in occasione dei 700 anni dalla sua morte.